Avete mai desiderato aprire un blog? Beh, questo è un segno, e questo test vi aiuterà a decidere il tipo di blog più adatto a voi. Siete pronti? Prendete carta e penna e registrate le vostre risposte. Vi comunicherò i risultati alla fine del video. Cominciamo con la personalità. Quali sono le tre parole che meglio ti descrivono? A. Creativo, resistente, perfezionista. B. Attraente, sicuro di sé, creativo. C. Attivo, avventuroso, sociale. D. Gentile, divertente, sensibile. O E. Intelligente, concentrato, determinato. Hai qualche hobby? Sceglilo se è nell'elenco. In caso contrario, scegli qualcosa di più vicino a te e che ti piacerebbe provare. A. Cucina. B. Musica, fotografia. C. Escursioni. D. Lettura. Oppure E. Programmazione informatica. Ora scegli il colore che meglio riflette la tua personalità. A. Bianco, il colore della pace e della pulizia. B. Il viola è la mia scelta, è il colore della ricchezza e della nobiltà. C. Il verde è il più vicino a me, è il colore della vita e della natura. D. Il mio colore è il giallo, allegro e gioioso. Tutte le cose migliori sono gialle, il sole, l'autunno, i denti di leone e le banane. Oppure è E. Il blu. Questo colore simboleggia l'ispirazione, la libertà e l'armonia. Forse ti rispecchia. Qual è il tuo modo preferito di trascorrere il venerdì sera? A. Mi piace stare a casa, cucinare la cena e magari fare un dolce. B. Esco con i miei amici e ci divertiamo. C. Faccio una passeggiata e gironzolo per la città, preferibilmente in un posto nuovo. D. Mi piace rimanere a letto con un libro o un film e qualche snack. Oppure E. Medito, mi prendo cura di me stesso e penso ai miei progetti e obiettivi. Ora dimmi, qual è il tuo social media preferito? A. Reddit. B. Instagram. C. YouTube. D. TikTok. O E. Twitter. Pensa al tuo budget e al modo in cui spendi i soldi. A parte il cibo e le bollette, per cosa spendi di più? A. Utensili da cucina. B. Uscite. C. Viaggi. D. Libri. O E. Corsi online. Ora scegli il tuo cibo preferito. Anche in questo caso, se non è presente nella lista, scegli qualcosa che sia più adatto al tuo stile. A. Qualcosa di sofisticato come frutti di mare. B. Insalate e cibi sani. C. Qualcosa di creativo di una cultura diversa. D. Pizza. Oppure E. Caffè e croissant. Ora scegli un outfit che rappresenti la tua personalità. Scegli e non dimenticarti di scriverlo. A. Qualcosa di comodo e accogliente. B. Qualcosa di elegante e costoso. C. Qualcosa per l'esterno. D. Qualcosa di ordinato e semplice. Oppure E. Stile da ufficio. Il tuo compleanno si avvicina. C'è una scelta di 5 regali che puoi ricevere. Cosa sceglierai? A. Un set di pentole nuove e luccicanti. B. Un buono regalo per un centro commerciale. C. Uno zaino bello e grande. D. Una nuova serie di libri. Oppure E. Una macchina per il caffè. Tra questi famosi personaggi di fantasia, chi pensi sia più simile a te? A. Monica Geller di Friends. B. Jay Gatsby de Il Grande Gatsby. C. Bilbo Baggins de Lo Hobbit. D. Hermione Granger della serie Harry Potter. Oppure E. Lisa Simpson dei Simpson.
Qual è la tua meta preferita per le vacanze? A. La vita di città. Soggiornare in un Airbnb, andare nei ristoranti locali e conoscere la città. B. Una crociera, dove posso rilassarmi completamente e scattare belle foto della vacanza. C. Luoghi remoti dove di solito i turisti non vanno. D. Il mare. Non c'è niente di meglio che passare il tempo al mare o in piscina e guardare un film in hotel la sera. E. Le montagne, dove posso stare da solo con i miei pensieri e farmi venire nuove idee. Quando viaggi in una città o in un paese diverso, cosa ti entusiasma di più? A. Il cibo. Mi piace provare cucine diverse. B. Mi piace immergermi nella vita della città, visitare ristoranti e locali e, naturalmente, scattare molte foto e postarle. C. Mi piace il paesaggio e parlare con la gente del posto. Mi piace immergermi in nuovi ambienti. D. Mi piace girare per la città senza mappe e scoprire negozi e librerie vintage. Oppure E. Non vedo l'ora di visitare musei e mostre. Sei un viaggiatore che cammina nel bosco. Puoi andare dove vuoi e ci sono 5 strade che ti aspettano. Quale scegli? A. Andrò verso il fiume. C'è acqua e qualche pesce che posso pescare. B. Verso la strada. Non voglio perdermi. La strada significa che c'è una città da qualche parte là fuori. C. Andrò verso le montagne. Ci deve essere un bel paesaggio e forse c'è un sentiero escursionistico. D. Mi addentrerò nel bosco e mi godrò l'esperienza. E. Mi girerò e tornerò da dove sono venuto. Non ho tempo per questo. Sei in vacanza, stai esplorando vecchie grotte e trovi una lampada magica. Sai cosa fare? Strofinarla. La strofini e appare un genio. Ma che sfortuna! Il genio dice che si può esprimere un solo desiderio e che averne 3 è una leggenda. Che cosa desideri? A. Fornitura illimitata di cibo. B. Una quantità illimitata di denaro. C. Una macchina per il teletrasporto. D. La possibilità di viaggiare dentro e fuori da mondi immaginari. Oppure E. La capacità di congelare il tempo. Immagina di avere accesso a una macchina del tempo. Dove viaggeresti? A. Rimarrei nel mio tempo. Preferirei viaggiare nello spazio e non nel tempo. B. All'epoca vittoriana, con balli e cene eleganti. C. Andrai nell'antico Egitto o in Grecia. D. Andrei avanti di un secolo. E. La venderei o inizierei a fare dei tour. Immagina di avere già un blog di successo. Cosa ti farebbe più piacere sentire dire su di esso e su di te da altre persone? A. Adoro la tua estetica e tutto ciò che pubblichi è fantastico. B. Vivi una vita incredibilmente interessante. Vorrei essere come te. C. Hai contenuti straordinari e mi ispiri a provare nuove esperienze. D. I tuoi contenuti sono interessanti e freschi. Mi affido a te per i tuoi consigli. Oppure E. Mi ispiri a crescere e a migliorare ogni giorno. Spero di avere successo come te un giorno. Ora conta le risposte. Hai più A, B, C, D o E? Allora è il momento dei risultati. Allora, che tipo di blog dovresti aprire? Se hai più A che altro, allora dovresti prendere in considerazione l'idea di aprire un blog di cucina. Probabilmente ti piace cucinare o fare dolci ed è un ottimo modo per condividere le tue conoscenze con il mondo e provare qualcosa di nuovo. Il blog ti motiverà a migliorare e a imparare di più sul tuo hobby. Se hai più B che altro, allora dovresti aprire un blog di lifestyle. Probabilmente sei una persona molto attraente e aperta, che vive una vita molto interessante. Troverai sicuramente molti amici, ammiratori o semplicemente persone che ameranno guardarti e conoscere la tua vita. Hai preso più C? Curiosità, assomiglia alla mia pagella. Beh, immagino che tu viva spostandoti e che viaggiare sia la tua vera passione. Un blog di viaggi è sicuramente una cosa che fa per te. Sei una persona che ha viaggiato molto e puoi raccontarlo agli altri, condividendo le tue esperienze e ispirando le persone a esplorare il mondo.
La risposta più frequente è stata la D? Allora potresti provare ad aprire un blog su libri e film. Potresti scrivere recensioni, pubblicare citazioni, dare consigli o semplicemente condividere dettagli interessanti su ciò che hai notato. Dipende tutto dalla tua creatività e troverai molte persone che la pensano come te. Infine, se hai scelto la maggior parte di E, dovresti prendere in considerazione la possibilità di aprire un blog professionale sull'argomento in cui sei qualificato o un blog sulla produttività. Sei una persona laboriosa e di successo, quindi potresti condividere i tuoi segreti e ispirare le persone. È sempre bene avere qualcuno a cui ispirarsi, e tu sei un ottimo modello.